partito, quindi non c'è il gatto per ora, ma arriverà tra poco. Allora, vediamo gli esercizi che andiamo a fare oggi e ci riscaldiamo anche, quindi faremo un po' di ripetizioni degli esercizi mentre li vediamo insieme. Il primo è un plank knee to elbows. Il ginocchio, elbows sono i gomiti, quindi da qua, da questa posizione, vado a toccarmi il gomito. Facciamolo piano. Quando vado su devo strizzare l'addome, quindi salgo, strizzo l'addome, strizzo l'addome, ok? Si fa piano questo e lo faremo per 45 secondi. Andiamo ancora un attimo. Se è troppo difficile, ogni tanto potete riposare e fare pausa, oppure portare le ginocchia un pochino in avanti, come se fosse un po' mountain climber, ma senza arrivare a toccare il gomito, cosa che invece io cercherò di fare. Ok, il primo è abbastanza facile. Il secondo, che è Hindu push up, è abbastanza cattivo, quindi funziona così. Da questa posizione, sulla posizione di push up, devo portare sul sedere e guardarmi i piedi. Da qua scendo giù, vado a toccare con i gomiti a terra, ok? Il sedere è ancora in alto. Porto la faccia avanti, passo sulle mani e distendo su. Questo passaggio è molto duro, passaggio sulle mani, ok? Da qua ritorno indietro, quindi rifacciamo, da qua scendo, mi appoggio sui gomiti, senza toccare terra, passo sulle mani e mi tiro su. Se è troppo difficile, si fa semplicemente questo lavoro qua. Da qua vado giù sui gomiti, quando scendo mi appoggio a terra e mi tiro su, ok? Quindi sono qua, vado indietro, scendo sui gomiti, mi appoggio a terra, mi tiro su, ok? Da qua, scendo, appoggio a terra, mi tiro su, ok? Terzo esercizio, da qua, sono in questa posizione di plank, tiro sul sedere e tocco con la mano destra il piede sinistro e torno qua, sul sedere e vado a toccare. Ogni volta riscendo in questa posizione, ok? Non sto su, rimango qua, tocco, 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 ok? Questo sarà il terzo esercizio, mentre il quarto esercizio sono semplicemente degli squat. Quindi da questa posizione arrivata scendo e risalgo su. Possiamo farlo velocemente, possiamo farlo anche con dei pesi, quindi se avete dei manubri si tengono in questa posizione qui. Diamo anche un manubrio alla volta, ma vanno bene anche due. Da qua scendo e risalgo, se ne ho due li tengo qua, scendo e risalgo. Oggi squat puro e semplice, ok? Le facciamo un attimo 10 insieme, giù col sedere, se lo faccio a corpo libero porto sulle braccia come se volessi toccare un muro qua, le ginocchia vanno in linea con le punte dei piedi e il sedere va indietro subito, così. E non vado mai, mai, mai sulle punte dei piedi. Se mi trovo giù sulle punte dei piedi, vuol dire che o ho sbagliato a portare in avanti le ginocchia subito, oppure devo portare il sedere indietro, immaginando di sedermi, e poi scendere. Qui c'è un gatto. Ok, 50 secondi di pausa, vediamo le domande. Puoi farli con le casse d'acqua, gli squat, va benissimo. Bottiglie d'acqua, libri. Ok. Lei è così, adesso si è incastrata lì sotto, vediamo cosa fa tra poco. Abbiamo ancora 30 secondi e poi si parte. Qua c'è qualcuno che dà l'aspirapolvere qua fuori, no? Fuori dalla porta. Anche a me l'hanno detto in privato perché lo sentono dalla tua diretta, ma sono qui in strada, stanno facendo la No, c'era proprio qui su pianerottolo l'aspirapolvere. Adesso speriamo smetta.
Lo so, ragazzi, però purtroppo non posso uscire e dire di Ok, si parte, bello della diretta, andiamo con plank knee to elbow, via, gomito, tanto mi vedete, ok, forza, cerco di mantenere il sedere basso, non alziamo il sedere per ora, giù sedere, vado, tocco, forza, abbiamo 45 secondi, tenendo presente che sono 4 esercizi, questo giro lo rifacciamo 5 volte, ok? Forza, 15 secondi. Questo possiamo andare spediti. Poi sull'indu push up. Occhio che è bello pesante, quindi cerchiamo di farlo comunque, di fare il movimento dell'indu push up. Quindi non sostituirlo con un altro esercizio, ma cercando di piuttosto passare per terra, quindi siamo qui, porto sul sedere, da qua abbasso i gomiti a terra, mi porto avanti con la faccia, passo sulle mani e tiro su, da qua sul sedere, appoggio con le mani a terra, passo avanti cercando di non schiacciare il gatto, ma perché si mette qui sotto, ok? Giù, gomiti, se è difficile quando sono qui mi appoggio a terra e poi ritorno su, forza, ancora uno, appoggio i gomiti, passo sulle mani e risalgo su, ok, questo l'abbiamo fatto anche un po' come riscaldamento, madonna, ho preso il gattino, adesso abbiamo plank to touch, quindi sono qua, giù col sedere, tocco la punta del piede, alzo il sedere, qua possiamo cercare di andare veloci, ma ogni volta che torno giù il sedere, ok? Non voglio rimanere su a fare questo, ok? Scendo dritto, torno giù, dritto, torno giù, poi se avete anche un gatto in mezzo alle gambe, sarà ancora più facile perché dovete anche evitarlo, ok? Forza, niente, ormai lei ha deciso che si allena con noi tutti i giorni, va bene così, ok, forza, no, mi ha attaccato, Topolina, stiamo lavorando, c'è gente, non puoi fare così, stiamo lavorando, non fare, non esagerare. Allora, squat. Niente, lei si diverte. Oh. Ok, io cerco di andare per 45 secondi in maniera continuata. Quelli che in CrossFit si chiamano air squat, quindi senza peso. Scendo e salgo. Voglio sentire un po' bruciacchiare le gambe senza sovraccarico oggi. Se avete dei pesi volete usarli, magari ne fate un po' meno, non è un problema, andate un po' più piano. Mi ha ancora 20 secondi, io qua vi faccio salire un po' il battito, anche perché come vi ho detto ieri ho un piccolo problemino un ginocchio, quindi cerco di non caricare troppo sulle gambe, anche perché le alleniamo praticamente tutti i giorni in qualche modo, a parte quando facciamo upper, quindi ok, stop. Se n'è andata. Primo giro andato. Ok. Si riparte. Da qua arrivo a toccare con il ginocchio. Strizzo l'addome. Strizzo le chiappe. Forza. Quinto minuto di 20. Cerchiamo di rendere questi 20 minuti la parte più faticosa della giornata, anche quella più divertente. Ok, tocco. Forza. 5 secondi. Ok. E praticamente adesso torna nel momento in cui c'è
l'esercizio dove mi devo sdraiare a terra. Indo push up, vi ricordo che nel momento in cui portiamo i gomiti a terra, da qua, sul sedere, gomiti a terra, qua posso anche appoggiarmi giù un attimo, piano ovviamente, senza romperci il muso. Vado qua, se riesco invece da qua, porto la testa avanti e striscio. Torno su, gomiti, porto la testa avanti e striscio, un bel rinforzo, braccia a spalle, gomiti, petto e salgo. Ok, gomiti, striscio, salgo. Se riusciamo senza mai toccare terra. Ok, forza, 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 ok, e stop. Oddio, oggi accuso veramente, un giorno a mangiare male e sono devastato, cioè male, più che altro ho mangiato tanto, perché quella pizza che ho messo ieri nelle storie praticamente l'ho mangiata io. Allora, via, giù, dritto, e vado a toccare le punte dei piedi dell'arto opposto, giù col sedere, strizzo, strizzo, ok, forza. Andiamo, 10 secondi. E stop. Ok, vediamo come va. Grazie, sono esaustivo, bello tosto. Bene, dai. Allora, oggi è tono muscolare, solo negli squat io cerco di far salire un po' il battito, quindi cerco di andare un po' veloce, ma con un'esecuzione sempre bella completa e cadenzata, senza fare cose strane, quindi scendo molto con la schiena dritta, quando risalgo mi distendo completamente, torno dritto e riparto, quindi faccio uno squat fatto bene, sempre sui talloni, mai sulle punte e risalgo, forza, 15 secondi. Abbiamo finito il secondo di 5 giri. Forza. E stop. Benissimo. Si riparte dal plank, knee to elbow. Ricordiamoci che in questo esercizio dobbiamo cercare di strizzare qua, strizzare l'addome autonomamente. Quindi il momento che sono qui non va sul sedere, ma rimane giù, sedere e porto gomiti al ginocchio, strizzando l'addome. Strizzo. Sento un rumore di gatto in arrivo. 15 secondi. Forza, 10, e questo è bello bastardino, e stop, 10 secondi, passiamo al Hindu gatto push up, Hindu gatto push up, hai capito? Lo facciamo insieme, va bene? Ok, sono qua. Su col sedere, poggio i gomiti a terra, spingo avanti e tiro su. Sul sedere, gomiti a terra, piuttosto mi appoggio a terra, piano, mi tiro su e riparto. Se riesco invece gomiti a terra, striscio vicino al pavimento, salgo su, gomiti, striscio a terra, salgo su, occhio a non lasciarci la faccia sul pavimento. Forza, ancora due. Gomiti, striscio, salgo, forza, gomiti, striscio, salgo, ce ne sta ancora uno, e stop. Ok, bello tosto questo, eh?
Recuperiamo un attimo con i plank to touch. Tra pochi secondi. Battito medio oggi. Se vuoi gli squat lo farò un po' salire. Quindi sono qui, sedere strizzato. Alzo, vado a toccarmi la punta dei piedi, ma sedere torna giù in posizione di partenza. Oggi tre esercizi partono da questa posizione qua, che è quella del plank o dell'inizio del push up, ok? Sul sedere e giù, su e torno giù. Forza. Ancora 10 secondi. 1, 2, forza. 3, ancora 5 secondi. 4, 3 e stop. Benissimo, finiamo il terzo giro con lo squat, bevo un po'. Via. Ok, cerco di dare un po' di velocità, ma sempre senza mai trascurare la qualità del movimento. Schiena dritta, sedere va indietro, le ginocchia sono sempre in linea con la punta dei piedi, le ginocchia non vanno mai all'interno e non vado assolutamente mai sulla punta dei piedi. Immaginiamo di sederci su una sedia immaginaria qui dietro. Stop. Ok, ci mancano due giri, vediamo come va. La pizza fa male, sì lo so. Ok, qua, forza. Secondi, forza, strizzo l'addome, sedere non si alza troppo qua, forza, 5 secondi e stop, riposo e ripartiamo con gli Hindu push up. Ok, sono qui, dritto, sul sedere, giù i gomiti, passo vicino a terra, torno su, sul sedere guardo i piedi, giù i gomiti, la faccia striscia a terra, salgo su, di nuovo, se è difficile, quando vado qua mi appoggio a terra e poi mi tiro su di nuovo, perché il passaggio difficile è quando tutto il corpo è molto vicino a terra, qua, ok? Forza, 20 secondi, gomiti. Passo, salgo, indietro, gomiti, passo, salgo, indietro, gomiti, passo, salgo, forza. E ok, pausa, e un po'. Tosto, eh? Bene, dai, forza. Andiamo con plank to touch. Sono qua, sempre in questa posizione, forza, scendo e distendo, giù col sedere e torno qua, giù col sedere e ando indietro, forza, ancora 20 secondi. Cambio, gambe tese, sedere in alto, ok,
squat, prossimo giro. E poi andiamo a fare l'ultimissimo giro di tutti gli esercizi. Ok, come vi ho detto io qui, per esempio oggi non sto usando carico, ma voglio andare un po' veloce, cercare di fare tanti squat fatti bene, non mezzi squat, non voglio fare queste cose qui. Scendo, distendo, scendo, distendo. Tutta l'escursione che riesco a fare tenendo i talloni appoggiati alla schiena dritta. Quindi nel momento in cui la schiena si ingobbisce in avanti o vado sulle punte dei piedi, mi fermo un po' prima, finché riesco a tenere l'appoggio sui talloni e la schiena dritta, allora vado avanti, scendo e risalgo completamente. Vi ricordo anche che questo esercizio si può modificare mettendo una sedia dietro e mi siedo sulla sedia, mi salgo su, tanto sederci sulla sedia siamo in grado tutti, ok? Ok, ultimo giro di tutti gli esercizi. 3, 2, 1, via. Plank, knee, due elbow, ginocchio al gomito. Forza, uno alla volta. Cerchiamo di toccare, posso anche fermarmi un po' prima. Oggi il gattino è timida, fuori dalla camera, è lì che è seduta vicino io i telefoni. 20 secondi, forza, strizzo l'addome, strizzo l'addome, strizzo, 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 al gomito, non all'avambraccio, ma cerco di arrivare su, a toccare il gomito, forza, 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 stop. Al quinto giro questo si fa sentire. Bene, Hindu push up. Ok, 5 secondi e si parte. Sul sedere, giù i gomiti, striscio giù e mi alzo. Sul sedere, giù i gomiti, striscio e mi alzo. Su. Per le donne in ascolto, non vi preoccupate se questo è molto difficile, perché se vi sentite deboli sulla parte alta è perché probabilmente l'avete allenata poco, ok? Quindi rimediamo un po' con questi allenamenti che facciamo insieme. 10 secondi, ce ne stanno 2. Forza, ultimo. Ok, pausa. Abbiamo plank, toe touch, toe è la punta del piede, sì, la punta del piede, touch vuol dire che andiamo a toccare la punta del piede, da plank, da qui plank, toe touch, plank è questa, toe touch, tocco la punta del piede e torno giù, sul sedere, giù il sedere quando sono qua, lo riporto in basso ma senza mollare completamente, solo mi riporto dritto e solido in questa posizione. Per essere qua solido strizzo tutto, mi strizzo l'addome, chiappe e sono qua. Forza, forza. Dieci secondi. Stop. Ultimo minuto e ultimo esercizio, ovvero squat. Ok. Vi ricordo, se avete dei pesi usateli, pure vado indietro a sedermi e mi tiro su dritto. Io qua voglio alzare un po' il battito, far bruciacchiare un po' le gambe, quindi accelero un po', ma sempre completando tutto il movimento. Forza, 25 secondi, accelero, 20 secondi, andiamo, il battito sale, 150, ho la fascia cardio, ricordiamoci, forza, 5 secondi,
e stop. Benissimo, fermi lì 2 minuti, ci strecciamo un attimo, sono in questa posizione, porto giù la pancia e sulla testa, rimango un attimo qua, il sedere va in alto, mollo con la pancia, quindi l'ombelico va verso terra. Ok, da qua strizzo le chiappe, guardo in basso e continuo a mobilizzare la parte centrale della colonna. Intanto vi ricordo che per tutti quelli che ieri mi chiedevano come impostare le calorie, il cibo, quello che mangio, quello che non mangio, oggi vi pubblico un bel video su YouTube e sarebbe un contacalorie per dimagrire, dove vi faccio vedere come si utilizza un'applicazione di conteggio calorico, lasciamo l'applicazione calcolare le nostre calorie e i macronutrienti e a noi decidere cosa mangiare cercando di rimanere nelle indicazioni che ci ha dato l'applicazione, ok? Come sempre qua non si fanno diete, prescrizioni mediche o altro, io vi insegno solo a utilizzare cose che sono a disposizione di tutti e che magari spesso vengono o utilizzate male o non utilizzate proprio, ok? Da qua vado avanti, lascio giù il petto e rilasso, se riesco ad andare giù col sedere e schiacciarmi ancora più a terra, meglio. Ok, tengo, ok, da qua vado avanti e lascio piano piano il sedere verso il basso, mani sotto le spalle. Intanto domani invece vi faccio un video di cosa mangio in tutta la giornata, quindi faccio un po' un vlog di tutta la mia giornata alimentare in questo periodo in cui il mio obiettivo è perdere un po' di grasso sulla pancia, ok? Quindi vediamo proprio tutti i cibi, ovviamente sono i miei, quindi insomma si farò delle considerazioni, ma anche in questo caso non è assolutamente una prescrizione. Va bene ragazzi, allora fermi lì, non vi muovete, saluto youtubers.